in questo video. Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Beh, siete nella prigione della scuola e da oggi per voi saranno giorni difficili. Nicole, è fredda l'acqua? E scossa sia! E ora tremate. Ma Sara? 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 Ma che è successo? Silenzio! Sara, ma non hai dormito stanotte? No, non ho dormito tutta la notte per vedere se Anna provasse a baciare Marco. Ma tu sei matta, ma cosa hai tutta la notte sveglia? Ma non ho sonno, guarda come sto bene. No, non ho sonno, sto benissimo, non ho sonno. Ho dormito, sto benissimo. Non ho sonno, guardami. Adesso stai zitta e fammi continuare a sorvegliare. Vabbè, io continuo a dormire. Quella mano adesso glielo taglio. Ho preso così, finalmente insieme. I suoi capelli morbidi, le sue spalle, preside, finalmente sarà mia, preside. È bellissimo, e il suo viso, preside, io la vorrei baciare, dalla mattina alla sera, tutta la notte, preside, la vorrei baciare. Preside, mi dia un bacio, mi prendi, no, aio. Preside, vado, guardando sempre in mezzo, quando sto per baciare la preside, perché c'è lei? Ma quale preside? È un'ora che sto baciando la preside. Oh, ma tu mi preoccupi, ma che ne prese, ma vedi chi sono? Adesso la vedo. Ah, ma tu sei, te li fa vedere, uno bravo però, Ah, quanto sono comoda, poi non si dorme così male in prigione. Hilary, non respiro. Guardia, per favore, venga, urgente, mi devi cambiare di cella perché io sto in compagnia, non ci voglio stare con una persona del genere. Nando, non mi lasci. Ancora. Nando, ma dove va? Guardia. Ma stia qua con me. Ancora. Non mi hai fatto dormire tutta la notte, mi hai dormito sopra, ieri non respiravo. Io sono più piccola, quindi è giusto che ho dormito meglio. Dormite. E adesso inizierà il gioco. E per voi sarà un inferno! Io dormiremo! A letto dormiremo! Io dormiremo! Nando, una cortesia, c'è te. Ma perché? Mi dà la mano a lasciare la scarpa, carità, un problema col tatiglia. Ma lei ha mille problemi, ma io ogni volta lasciare la scarpa. Ma perché? Ma che sarà? Odore? Ma che odore di che, Nando? Ma che dice? Ma come che dico? Si sente, guardi. Ho lavato i piedi 10 giorni fa, il destro 10 giorni fa, ve lo ricordo benissimo. L'ho lavati benissimo, Nando, non dica sciocchezze, con questi capelli sbarazzini. Ancora che insieme. Non mi levo! Oh, un bel cuscino. Nicola, vuoi un bel cuscino? Un cuscino? Beh, sì, così sto più comoda. Tieni questo bel cuscino per Grazie. Dormire. È più sì. comoda, tieni. Mi sentite? Lucrezia, si sono baciati. No, Lucrezia, hai sentito? Mi sentite? Beh, siete nella prigione della scuola e da oggi per voi saranno giorni difficili. Mica penserete di stare in vacanza, che vi svegliate alle 10 la mattina. Mi avete fatto tribolare per un anno intero e da oggi inizierà la mia vendetta. Amore, senti. Ma quale amore? Scusa, stavo sognando. Senti. E da oggi in poi per voi ci saranno delle regole rigide. La mattina la sveglia sarà alle 6. E questo come prima regola. Seconda regola, vi svegliate e fate immediatamente i vostri letti.
letti e non voglio vedere neanche una piega, perché qui non ci sono i vostri genitori che vi fanno il letto, ve li dovete fare da soli! Ilari, guarda che ti sento, eh? Tu come sempre chiedi da mangiare, ora arriverà la tua bella colazione, ma poi per il pranzo e per la cena ve la dovrete meritare, tutti quanti! Sara, mi manchi, come va in cella da te? No, veramente, non puoi capire, non ho chiuso occhio questa notte perché ho controllato che Anna non baciasse Marco, non ho chiuso occhio, veramente. Sara, tu che pensi ancora Anna? Ma se siamo in carcere, ma non pensare ad Anna! Che sta a pensare, assessore, qui c'è un problema, qui non si mangia ancora, qui ancora non si mangia, io ho la fame da morire, voi come se avete fame voi? Ragazzi, ma quale cibo, ma quale amore, qua c'è un altro problema più grave, gravissimo! Quale problema? I capelli, non ho la piastra! Ma Lucrezia, per favore, Lucrezia! Guarda Lucrezia, se vuoi ci penso io ai tuoi capelli. Ok, ok, vai, girati, mettiti giù. Sei pronta? Pronti? Perfetto. Allora, ma che stai facendo? La piastra, la piastra. Guarda che ti vengono bellissimi questi capelli, eh. Oh, adesso sì che sei perfetta, veramente un gioiello. Sei sicura, Sara, che sto bene? Sto bene? Tra poco in questo video. Ci riesci? Ed ora iniziamo! Iniziamo a rifare i letti! No, no, Lucrezia, no, lo fai tu! No, no, lo fai tu, io non ho chiuso occhio questa notte e lo fai assolutamente tu il letto, io non lo faccio. Sara, ma potevi dormire? A me che mi frega che non hai dormito. Era una cosa importante, Lucrezia, io non potevo dormire, adesso lo rifai tu il letto e io mi riposo. No, lo facciamo insieme! No, no, io mi riposo nel frattempo e tu fai il letto. No, lo facciamo insieme, Sara! Ma senti, cioè, ti ho detto che lo rifai tu il letto! Hai sentito, ho detto fammi! Non mi interessa, devo Lucrezia, devo fare il letto! Fammi il letto! Ha sentito? C'è da rifare il letto. Io sono il maestro San Giovanni e questo è risaputo. Quindi adesso le ordino immediatamente, eh? E dico immediatamente di rifare il letto. E lo faccia bene, Nando. Forza, forza, rifallo bene sto letto. Ma che è sto tipo? Ma che cosa stai facendo? È fatto male! Non mi piace, ci sono delle pieghe su quel letto. Rifallo. Mamma mia. No, fatti dare una mano. No, lascia perdere. Aspetta, aspetta, mi vengo quasi. Ciao. 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 Aspetta, glielo do io. No, no, non ti preoccupare, ci penso io. Ah, va bene. Dai, veramente, facciamo insieme il letto, tranquilla. No, no, non ti affaticare, ci penso io a fare il nostro nido d'amore. Magari fosse il nostro. Shh, abbassa la voce, che se ti sente la mia ragazza Sara poi è finita. Ah, perdona, mi hai ragione, mi scordo sempre che tu non sei il mio ragazzo per il momento. Ma per il momento cosa? Guarda che ho sentito tutto, vieni qua, vieni qua, ho sentito tutto. Ma quale nido d'amore, ma quale momento? Vai, ok, attenzione. Un altro lenzuolo? L'abbiamo al contrario. Ci si frega. Ah? Adesso sì, l'ho fatto bene. Va bene così? Ah, no, lo devi rifare. Ma come no? Ah? Cioè... E voi funghetti, ve lo rifate da soli il letto o li fate fare ai vostri genitori? Scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al canale, perché se non lo farete, verrò io la mattina a farvi fare tutti i letti. Non così! Ancora! Ancora, ti ho detto! Ok. Ilari! Ma dov'è Ilari? Si è fatto bene? Sì. Diciamo che può
grazie. No, lo devi rifare, Hilary. Lo devi rifare. Certo, certo che biscotto. Colazione, biscotto. Acqua e biscotto. Questo tanto ci porteranno un altro, no? Certo. Eh sì. Questa è la nostra colazione. E dobbiamo pure dividerla. Ti posso dire la verità, io mi sacrifico. Te lo vuoi mangiare tu? Ma sei sicura? Sicurissima. Sara questo non l'avrebbe mai fatto. Grazie, grazie mille. Ma l'hai vista? La stai vedendo, Lucrezia? L'ho vista, Sara, l'ho vista, Sara. No, la stai vedendo, ma hai, Sara, hai sentito prima? Hai sentito prima cosa gli ha detto? Sì, ho sentito, stavo qua. Ma io non ce la faccio più, Lucrezia, veramente non ce la faccio più. Mi allora ci pensare, Sara, non ci pensare. Ma come faccio a non pensarci se stanno qua vicino a noi? E lascialo, che ti devo dire io? Nanna, è arrivata la colazione. Oh, meno male, meno male. Facciamo metà per uno, da buoni amici, diciamo, visto che siamo tutti e due in galera, qua in carcere. Però guarda, voglio essere proprio buono stamattina, visto che hai fatto il letto, ti ho pure maltrattato. La mia parte te la cedo. No, Nando, però te la cedo perché te la sei guadagnata bene. Mi dispiace, Nando. Non ti dire la metà, che ci vuole? No, no, non ti preoccupare. Eccoci qua. Siete abituati, ragazzi, a queste belle colazioni? Vi piacciono? Sì, eh? È poca? È troppa? È troppa forse, vero? Un biscotto in due è troppo per voi. Ah, finito. Vedrai che adesso te lo porteranno anche te. Sicuramente. Ma ovviamente un biscotto e un bicchiere d'acqua per uno, vero? Zitti, non dovete fiatare e dividete le cose. Un biscotto per due. Come era mezzo per uno? E lei? Che ti hai mangiato la mia metà? Ma non l'ho fatto apposta, capito? Ridammelo, ridammelo. E come? Ridammelo. Dammelo. Ma l'ho mangiato. Io ho fame. Ma l'ho mangiato tu. Vieni però, è giusto. Non piangere, aspetta, aspetta. Ma adesso vedo se riesco a tirarmelo sul biscotto dalla pancia. Ci riesci? Che c'è, com'è? C'era un po' di saliva. E no, non c'era solo la saliva. Stava nel tuo stomaco e ti è risalito su. Sai che cosa ci fa uno sputo sulle scale? Che cosa ci fa uno sputo sulle scale? Saliva. Un cesso d'acqua. No, bevo io. Ma non la voglio, non la voglio. Rida, rida. Ah, dai, buona? Va bene? Fresca, bene. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo, buon appetito. Mangia adagio, adagio, adagio. Faccio questa bella colazione. Questa è una colazione. Adesso io ho qui una bella fetta di pane e Nutella. Nando, ma dove l'ha presa la fetta di pane con la Nutella? Questa vuole sapere? Certo. Allora, devi sapere che io anni e anni indietro, sono stato nelle carceri varie volte, ho le mie conoscenze. E quando mi capito in questi posti, la guardia mi saluta, il detenuto mi chiama, l'altro detenuto mi passa un pacco, l'altro mi dà un pacco di biscotti e stamattina appena mi hanno visto mi hanno preparato questa bella fetta di pane e Nutella. Adesso mangi del biscotto, va. Dai, me ne diamo un pezzo, metà, anche a me. Ma mangi del biscotto, che è meglio. Che buona? Buona? Che buona, buona. Fidati di me, è buona. Di che sta andando? Di Nutella. E il pane pochetto di che fa? Questo è proprio casareccio. Ma con la lingua cosa è? Ma va, ma vediamo. Tra poco in questo video. Marco, aiutami! Spero che Hilary sia qui a scuola. Adesso chiede alla preside perché stava con Nicola e non si sa che fine hanno fatto. Io adesso spero che la preside apre e mi faccia... mi dica qualcosa. Preside? Che non mi risponde. Preside, mi scusi se sono arrivato un po' così di fretta, ma Gustavo questa... No, dici, papà Stefano, è proprio il presidente, si sta neanche a bussare. Scusi, no, dico, perché Gustavo però non arriva. Che sta guardando? Un film, preside? No, non sto guardando nulla, è tutto spento, papà Stefano, no. Tutto spento. No, preside, mi chiedevo se lei sapesse dove si trova Hilary, perché era con...
prima che insomma che chiamo qualcuno per sapere che fine hanno fatto, volevo sapere se erano a scuola. Può dirmelo? Sì, Ilaria è qui in prigione, a scuola. E comunque adesso esca, se ne vada e vado a controllare, d'accordo? Ah, quindi Ilaria è qui. Che spavento, va bene, allora casomai se non le dispiace, dato che non ci sono assenti, non c'è niente, è un po' strano, giusto, presidenza. Comunque mi metto qui con lei e le faccio compagnia, aspettiamo che arriva Ilaria. Lei deve uscire, deve uscire, deve uscire, l'aspetti fuori. Fuori, l'aspetti fuori. Questo babbeo di papà Stefano mi sta rovinando tutto il gioco, perché nessuno sa che sono stata io l'artefice a far diventare questa scuola una prigione. Ilari? Ilari, mi senti? Ilari, mi senti? Ilari? Mi stanno chiamando? Mi stanno chiamando? Chi è? Chi c'è? Chiamando. Puoi uscire dalla prigione e dalla classe? Davvero, preside? Cosa? Devi uscire dalla prigione? Sì! Sì! Sì, sì, devi uscire, immediatamente! Sì, Nicole, esco! Usciamo! E vai! Sì! Nicole, comunque ti volevo dire che esco solo io, eh! Cioè, come, non esci solo tu? Sì, esco. No, non è possibile che esci solo tu, siamo una coppia! No, esco solo io, ha chiamato solo a me! Mi scusi, ma esce il colore giallo oppure solo Ilari? Solo Ilari! Tanto Ilari, ora ti sei salvata. Ma non finisce qua. Non finirà qui. Nicole, è stato bello, mi dispiace. Ci rivediamo quando uscire pure te. Mi spiace. Ilari, non toccare il mio telefono in cameretta, eh. No, no, te lo do col telefono, no. Ilari, neanche i trucchi. Oddio, mi ricordo quei trucchi bellissimi. No, i trucchi no, Ilari. Loro pensano di giocare, ma non sanno che ci saranno degli imprevisti pazzeschi. Funghetti, non c'è miglior passatempo che leggere il nostro fumetto. All'interno ci sta una storia super divertente. E per chi non l'avesse preso, trova il link giù in descrizione. E all'interno troverete anche il nostro poster da attaccare in cameretta. Quindi andate subito a ordinarlo, io mi metto a leggere. No, vabbè, è troppo divertente il nostro fumetto. Andiamo da Cessino, per favore. Ma ci penso io, bambino. Grazie, grazie. Sasso, carta, forbice. Ho vinto io. Quanto sei bravo. Lucrezia, non usare. Scusa, Sara. È che qua non si respira. Iniziamo con gli imprevisti. Primo imprevisto, secchiata d'acqua gelida. Bene, vediamo quale sarà il primo colore a subire questa bella penitenza. Ambrambacci, cicco, tre gallini sul covo che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambrambacci, cicco, giallo, secchiata d'acqua gelida al giallo. Nicole, è fredda l'acqua? Basta, Funghetti, non ce la faccio più. Basta, Funghetti, non ce la faccio più. Voglio uscire da qua. Se vi iscrivete al canale, usciremo tutti quanti. Iscrivetevi al canale adesso. Basta! E ora passiamo al prossimo imprevisto. Il prossimo imprevisto, cari funghetti, è la scossa nel letto. Perché al mio comando i letti tremeranno con la scossa che ho messo. Adesso vediamo chi riceverà la scossa. Questa scuola è uno sballo. Forza, andiamo fuori che c'è l'intervallo verde! Che dite, funghetti? La faccio partire la scossa? Ma che me ne frega dei vostri commenti! E scossa sia! Lucrezia! Aria! Lucrezia! Aria! Lucrezia! Lucrezia! Mamma mia, come sono felice! Che
continui ad essere una bulletta, e tu, Sara, la santarellina. E ora tremate. Lucrezia, non mi riesco a passare! Già, Lucrezia! Marco, aiutami! Aiuto! Aiuto! Basta! Bravi ragazzi, si stanno ribellando, bravi, bravi. Giusto, Nando, si stanno ribellando. E anche noi ci dobbiamo ribellare. Che l'ho detto io. Per cui adesso lei strillerà basta al posto mio. Io non ce la faccio più, però e basta te. Piangere! Basta! Nell'episodio precedente. Buongiorno a tutti quanti, sono la vostra nuova insegnante di matematica. Telefono. Grazie. Telefono? No, per favore. Telefono. Ho sequestrato questi telefoni. Tengali, distraevano troppo, vanno portati fuori dalla classe. Io i nuovi telefoni li do, ma mi raccomando, andate a licenziare. Grazie, Sandro, non lo diciamo a nessuno. Andate via subito, mi raccomando. Grazie, grazie. Mi raccomando, Comunque, io la trincia mucca non la sopporto per niente. Ma nemmeno io, poi il fatto che ci ha levato i telefoni, mamma mia. A parte che ho sentito che girano voci, che oggi arriva pure un altro professore, italiano e storia, se anche lui ci leva i telefoni, cambio scuola. Sì, a me me l'ha detto Nando sulle scale che stavo salendo per venire qui da te. Comunque che carino Nando che ieri ci ha ridato i telefoni. E infatti la cosa più buona di questa scuola è il bidello. Ciao, Ilari. Raga, la trincia mucca ci ha fatto mettere tantissimi libri. Noi ci ha fatto mettere i libri da mucca. Hai visto anche ieri Alessio che ha fatto Sì, mi ha fatto venire dalle risate. Ma tu invece l'hai visto Alessio che ci ha provato con quella Giulia? Sì, infatti no comment. È carina, è mica colpa sua, Non fa gelosa, Tanto Alessio vuole fare soltanto amici. Sì, eccola. Mazza, oggi è brutto tempo, Ciao raga, buongiorno. 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 Ma che li avete fatti i compiti che ha segnato la trincia mucca per oggi? Sì, certo, se vuoi noi possiamo fare i compiti vicino a te, Comunque, raga, qualche volta potete venire a casa mia per fare i compiti insieme, se vi va. Devo uscire con il mio ragazzo. Se vuoi, sì, certo. Tra 5 minuti suona la campanella. A me non mi va per niente di entrare. Se saltiamo a scuola? Ma no, secondo te entrare, è il secondo giorno. Secondo me dobbiamo proprio entrare. Cioè, il secondo giorno. Il consiglio di classe ci vediamo tranquillamente tra una settimana, credo, no? L'importante è insomma vederci. Ah, questo mi sa che è il professore nuovo. Che? Oh, questo è il padrone di casa, mo ci caccia via pure da qua. Io me ne vado in classe. Prima che me ne caccio pure da qua. Dai, ragazzi, ad entriamo. No, io non entro. Dani. No, non entro, ma hai capito chi è? Sì, ho capito chi è, il padrone di casa, certo che l'ho riconosciuto. Che ne so, lavorerà qua, farà il maestro, non lo so. No, io questo non lo sopporto. Pure qui deve stare, ci ha levato casa. Adesso pure a scuola lo devo vedere, no. Io non entro. Non voglio andare a casa ogni giorno. Ehi, signorine, che facciamo ancora qui? Ha suonato la campanella, c'è il professore nuovo oggi, Bene, entriamo. Dai, non ti preoccupare, tanto ci vediamo fra un po', insomma, adesso entro in classe. È il solito Ibis Curribus. Mamma mia, c'è una cosa terribile, verso questo fiore, mi rende stalle già acuta. Scusa, devo entrare in classe. Ciao. Ma quando entrano in classe Nicole e le altre? Ma che ne so, fanno sempre ritardo queste, mamma mia. Ma sai che ho sentito che viene un prof nuovo? No. Esatto. Come si chiama? Non lo so solo che ci sta un nuovo prof e forse sarà di italiano. Ma ti sei portato almeno lo zaino oggi? Ma no, che non mi sono portato lo zaino. Io pensavo che fosse la trincia mucca, quella di ieri. E perché se c'è la trincia mucca non lo porti? Vabbè, la trincia mucca ma no. Buongiorno. Comunque ho visto che il nuovo professore di italiano è il padrone di casa, quello che ci ha cacciato. Ma chi? Quello che ci ha levato da casa? Sì, raga, è proprio lui. Eccolo. Buongiorno a tutti ragazzi, il mio nome è Marcello San Giovanni e sono il vostro nuovo professore di italiano e storia. Hai visto che era lui?
Qualcuno di voi già io lo conosco, perché abbiamo avuto purtroppo un diverbio, anzi non con loro ma con il loro papà, ma non è un problema, io sono qui per farvi fare un percorso che vi aiuterà a crescere nella mia materia, quindi mi raccomando, con me tranquilli, sereni, e vedrete che le cose andranno bene, d'accordo? Come hai detto che si chiama? Marcello San Giovanni, fa di cognome. Allora, sì ragazzi, prima che io faccia l'appello, qualcuno di voi deve dire qualche cosa? Sì, io vorrei dire una cosa molto importante, prof. Ottimo, vedi? Cominciamo benissimo. Vuoi dire qualcosa di importante? Dai, dilla. Posso andare al bagno? È simpaticissimo. Posso andare al bagno? Mettiti seduto immediatamente. Siediti, stupido, te l'ho detto. Ma la bassa voce. Te l'ho detto che questo è cattivo. No, io non puoi chiedere queste domande inutili. Ma che ne so, io devo andare in bagno, urgente, mamma mia. A parte questo, domande intelligenti ne abbiamo, così almeno iniziamo con l'appello o no? Scusi, ma lei fa di cognome San Giovanni, vero? Sì, certo, Marcello San Giovanni. Ma ragazzi, avete capito? È San Giovanni il cantante! Sono in piedi, è San Giovanni il cantante! Non volano, va a fare la pelle, ho preso le emozioni e me le ritrovi tu! No, io non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Ma che state a fare? Cantare? Ma che pensate davvero che sono San Giovanni il cantante? Ma che roba è questa? Cioè, ma hai capito? È San Giovanni il cantante? Ma non ci credo, si è pure tagliato i capelli. Ma lo vedi? È uguale, è uguale. Pure ma non è lui. No, io ti chiedo un autografo. San Giovanni, un autografo, la prego. No, no, non so farlo. Un autografo, la prego. Sì, te faccio un autografo. La prego. Non faccia il timido. E sei tranquillo, leggi quest'altro. No, non mi piace. Vado su. Non volano farfalle. Tra poco in questo video. Buongiorno. Si alza in piedi, gliel'ha detto di mettersi seduto. Devo parlare con lei. Chiedo scusa. Eccolo qua. Guardate. Io ho parlato con la preside e mi ha dato un ordine preciso. Lei da oggi è licenziato. No! Preside, ho un ragazzo da far sospendere. Ah, salve, buongiorno, maestro San Giovanni. Proprio lei cercavo. Può entrare un attimo da solo, gentilmente, devo parlare con lei. Grazie. Buongiorno. Si alza in piedi, lei ha detto di mettersi seduto. Devo parlare con lei. Chiedo scusa. Allora, professore, non so se lei sa che la professoressa Trinciamucca ieri ha sequestrato i telefonini ai ragazzi. Abbiamo visto dalle telecamere che il bidello Nando ha restituito i telefonini a tutti i ragazzi. In questo istituto queste cose non devono succedere, nella maniera più assoluta. E ora vada e a nome mio deve licenziare Nando, subito, immediatamente, altrimenti sarà licenziato lei. Quindi, preside, devo licenziare Nando? Se è quello che devo fare, io lo faccio. Eseguo i suoi ordini, lo licenzio. Sì, signorine, ma che è successo? Ma che avete combinato? Ho visto che il maestro si è portato via Alessio. No, io ho cantato la canzone, pensavo di farlo ridere. Allora, signorine, ma voi mi rendete conto? Questo è un maestro qui che conta, eh? Questo a qualsiasi momento che può decidere se essere bocciato o promosso. Regolatevi, io ho avvertito, eh? Non giocate perché non c'è da giocare. Grazie. Me ne vado, che carità.
Allora ragazzi, io sono stato poc'anzi dalla preside che mi ha detto che ieri è accaduta una cosa, secondo il mio punto di vista, irreparabile. Una cosa che non avrei mai creduto potesse accadere in quest'aula. Ma che è successo ieri? Boh, non lo so, credo di telefoni. Forse hanno scoperto che Nando ci ha ridato i telefoni. No, speriamo di no. No, poverino, sennò se la prendono con Nando. Quindi, adesso, per punizione, interroghiamo due a caso, Ilari e Nicole. Ma perché proprio noi? Ilari e Nicole, alla lavagna. Ma no, infatti non ci ha detto che ci interrogava. Infatti non sapevamo niente di questa interrogazione. Oggi non puoi interrogare, non ci ha detto niente la trincia mucca. Non gli ha detto niente la trincia mucca? No. Che cos'è questo? È un peluche. Vediamo. Carino. Ehi! Ma io che c'entro però? Ok, allora Ilari, guarda, una domanda facile facile, ok? Sei pronta? Sì. Scrivi alla lavagna le cinque vocali. Benissimo. Allora, il pennarello, grazie. Nicola, le cinque vocali? Io te le devo dire. Oddio. No, A. Metti A, metti A. Funghetti, scrivetelo voi nei commenti le cinque lettere che io non me le ricordo. Ragazzi, iscrivetevi al canale, così ci aiutate. Allora, sì, me lo ricordo a memoria. Allora, A, L, D, K. Aspetta, aspetta, vi aiuto io. Controllo un attimo sul telefono. Allora, le cinque vocali in italiano. Ilari, A, E, I, O. Ah, qui vi volevo, proprio qui. La questione è proprio questa. È proprio questa qua che vedo in questo momento. I telefonini. Adesso facciamo una bella cosa. Andiamo a verificare quello che è successo. Forza, venite con me. Buongiorno, bro. Tutti qua, anche tu, vieni con me. Qui. Forza. Dai, 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 veloci. Adesso vi faccio vedere che cosa avete combinato e quale sarà la conseguenza. Entrate. Veloci. Dietro di me. Dietro di me, veloci. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Eccolo qua. Guardate. Venga un po' dentro. Nando, venga. Di nuovo, buongiorno, mi ha chiamato? Nando, a lei sembra corretto, intelligente. Quello che ha fatto le sembra una cosa giusta? Lei pensa che qui ha i nipoti, i figli, eh? Questa è una scuola, qui ci vuole rigore. Lo capisce Nando o non lo capisce? Signor maestro, scusi, per me questi sono figli, nipoti, perché per me i ragazzi io li voglio bene, sto qui dalla mattina sera tutto l'anno, tutti i giorni, per me è come fossero figli, guardi, io lo dico proprio col cuore in mano, riesco a capire che cosa ho fatto di così grave. Ah, che cosa ha fatto di grave? Signor Nando, la preside mi ha detto una cosa per me irreparabile. Lei ieri, quando la professoressa Trinciamucca ha tolto i telefonini, ha pensato bene di ridargli i telefonini. È vero, signor Nando? E senti, io gli dico che la colpa è tutta la mia. Glielo ho detto io che se ci vuoi ridare i telefoni, no? San Giovanni, la colpa è la mia. Glielo ho detto io di ridarci i telefoni. Per cortesia, Ilari, silenzio, ci penso io. Allora, caro signor Nando. Scusi maestro, mi perdoni, ma non pensavo di aver fatto una cosa così grave. Guardi signor Nando, qui non si tratta di perdono. Io ho parlato con la preside e mi ha dato un ordine preciso che io devo eseguire. Lei da oggi è licenziato. Come licenziato? Ma lo sa che lei avrà sulla coscienza per tutta la vita un padre di famiglia in mezzo alla strada con i figli. Guardi, signor Nando, l'unica cosa che può fare è riparare a casa sua con i suoi figli o i suoi nipoti. Qui lei ha finito. No, no, licenziando! No, no, no! Mi serve, Nando, mi serve! Non mi preoccupate, io l'ho mangiato.
immaginavo che succedeva questa cosa, ve l'avevo detto. Ma non l'abbiamo però usata, non vi preoccupate. Questa è anche colpa tua, che l'hai fatto licenziare. Adesso chi gli dà da mangiare a Nando, eh? Io che c'entro, cioè... Ma non può far cambiare idea alla preside. Infatti, dai maestro, per favore. Cortesia, basta con questa scena patetica. Cortesemente Nando, se mi dai gli strumenti di lavoro e si accomoda di freddo. A te la posso. Ecco a lei. Sono pronto. Prego. Per consegnare i miei indumenti da lavoro. Prego. Lavoro umile ma sempre un lavoro. Sì. Senza troppe ciance, prego Nando. Sì, ecco. Possiamo stare qui fino a domani. Sì, sì. Grazie. Ecco. Ecco, questa è 40 anni che sta con me. Gliela consegno a lei, è come se gli consegnassi una figlia. Tanti auguri, forse sarà il mestiere battato per lei. Arrivederci di nuovo. Arrivederci Nando. 40 anni che c'ha la scopa lui. Ma buttiamo via. Ragazzi, arrivederci, statevi bene. No, mi raccomando di studiare, rispettate il maestro per sempre, fatelo per me. Adesso io mi troverò qualcosa da fare perché ho una famiglia da mantenere. Ciao Nando, ci mancherai. Aspetta Nando, un'idea. Stai seduto tu. No, aspetta, io ho un'idea per Nando. Alessio, cosa c'hai da dirmi di importante? Nando, posso consigliarti un lavoro? Visto che ora sei senza lavoro, che ti hanno licenziato, puoi imparare ad usare il flauto in mezzo alla strada, così ci guadagni soldi. Diventerò un artista di strada. Ma guarda che io non sono capace. No, guarda, guarda, se va così. Basta, per cortesia, con queste scene che così ti ha messo flauto, vai a posto. Nando, arrivederci. Arrivederci. Ragazzi, arrivederci. Allora, iniziamo da... Guarda, vi ha salvato la campanella, ma intanto non vi preoccupate, vi aspetta la preside. Ci vediamo, ragazzi. La campanella! Questi sono gli ultimi soldi che avevo, mi sono comprato un po' di carne e ci andrò avanti un paio di giorni. Ho la speranza che si aprirà qualche portone, perché di solito si chiude una finestra e si apre un portone. I miei figli, che non so cosa dirgli, non so cosa dirgli, per colpa di che cosa, per aiutare altri ragazzi. Nando! Oh, belli, belli miei, belli, 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 vi voglio bene a tutti, bravi, vi voglio bene a tutti quanti, bravi, bravi, bravi. La scuola non sarà la stessa, bravi, senza di te. Bravi. Cercherò di ritornare. Nando, vi voglio tanto bene, per grazie, favore, ritorno. Ah, Nando, che ti sei comprato? Ecco, gli ultimi soldi rimasti mi sono comprato qualcosa da mangiare per stasera e domani, e poi si vedrà. Nando, noi ci sentiamo in colpa, se vuoi può venire a mangiare a casa nostra? No, bella mia, fatemi andare che mi sto emozionando, ho paura che poi mi sento male. No, Nando, ciao, non puoi andartene, per favore. Nando, per favore. Nando, ciao. Nando. In questo video, Nando, siamo venuti qua per trovare un piano per farti ritornare a scuola. Oh, dai raga, inizia il piano. Dai, no, non è possibile, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ma non... No. Professor San Giovanni. Hanno trovato il colpevole! Hanno trovato il colpevole! Aio! Aio! Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Hilary. E io sono Zia Nicole. Per chi non avesse visto i video precedenti, il nostro maestro San Giovanni ha licenziato il nostro bidello preferito. Prima di entrare in classe dobbiamo salutare il nostro bidello Nando. Perché da quando è stato licenziato vive in questo parco, solo e soletto. Beh certo, con questo nuovo lavoro del TikToker guadagno qualcosa, insomma mi sono un po' comprato da mangiare, mi sono comprato degli abiti nuovi. Io bene, bene. Ah, ragazzi, ma sono le 8 di questa scuola, ovviamente. Per te tutto, per te tutto. Oddio, esatto. Belli miei, bene. Nando, siamo venuti qua per trovare un piano per farti ritornare a scuola. Bravi, sì, senza farsi accorgere da nessuno, però dobbiamo fare organizzarci bene. Ragazzi, dobbiamo trovare un metodo per cacciare via San Giovanni e far riassumere Nando.
Dai, dai, oddio, ma come possiamo fare per farlo rientrare? Ragazzi, ho l'idea giusta. Dicela! Dicela! Dicela, ne dicela! Per far tornare il nostro bidello Nando, dobbiamo far arrestare il maestro San Giovanni. No! Sì, sì, così la polizia arresterà il maestro e noi potremo far riportare Nando in classe. Sì! Bravo! Sì, lasciamolo arrestare! Però come? Non capisci niente, venite qua che vi spiego. Vieni, dici, dici. Ora vi spiego il piano. Che il piano per far arrestare San Giovanni abbia inizio. Avete visto che San Giovanni ha sempre quel cappello, gli occhiali e la giacca? E quindi? E quindi dobbiamo distrarlo e rubargli il cappello, la giacca e gli occhiali. Ma non so nemmeno la moda vestiti di San Giovanni, che ci vuoi fare? Ci vuoi uscire stasera? Ma mica se li deve mettere lei, scemo! Ma stai zitto, non capisci niente, come al solito. E poi cosa ci dobbiamo fare con questi vestiti? Per la seconda parte del piano ci servirà Stefano. Funghetti, per venire in missione con noi? Iscrivetevi al canale, ci dovete aiutare. Buongiorno ragazzi. Dico subito oggi che non è giornata, eh? Sono nervosissimo. Ragazzi, state composti, per favore, eh? San Giovanni, gli posso dire una cosa? Alessio, spero che sia una cosa intelligente e inerente a quello che faremo oggi. Dilla, dai. Sa che assomiglia vestito così, maestro? Sì, a chi assomiglio? A un attore, forse? Sì, devo dire che sono veramente vestito in maniera oggi ganza. No, veramente sa che assomiglia? A chi assomiglio? A mio nonno! Tutte le sante volte, ma è stancato! Anota, mamma mia, oh, da ora te lo fa il matto, lo scemo! Intanto vieni qua immediatamente che ti metto una bella nota, caro il nostro Alessio. Alessio! Non volevo proprio veramente, scusi. Oggi non è giornata, te l'ho detto prima che non era giornata. E tu mi provochi! E tu mi provochi! Video. Senti, dobbiamo cercare la macchina della preside e dobbiamo levare la ruota. L'ho tolta! Non è possibile, non ci posso credere. È un complotto contro il maestro San Giovanni! È un complotto contro il maestro San Giovanni! Allora, oggi faremo corsivo e stampatello, d'accordo? Corsivo, stampatello... La A in corsivo, eccola qua. Eccola qua. Poi io mi rimetto a scrivere, faccio un bel disegno. La A in stampatello, eccola qua. Facile, no? Voi ricopiate. Ilari, stai scrivendo quello che sto facendo alla lavagna, per favore? Sì, sì, sto proprio a fare tutto. Ricopiate tutto, sì, sì. Allora Giulia, devi ricordare che appena finisci la lezione, tocca distrarre il professore e rubargli i vestiti. Ok. Allora ragazzi, avete finito con il compito? Ecco la campanella. D'accordo, vabbè, ci vediamo domani e continuiamo domani con il corsivo e lo stampatello, d'accordo? Arrivederci. Oh, dai raga, inizia il piano. Ok, dai, ci vediamo domani ragazzi, che vado via, eh. Che è stata una giornata veramente, veramente... Maestro, maestro, io non ho capito. Dimmi che c'è, dai. Vabbè, però si metta comodo. È stocco, guarda. Si metta seduto. Metto seduto. Non è caldo. Un po' sì, evidentemente si fa un ci po' vede con gli occhiali? No, perché... Sì, no, senti, mi dai una mano, scusa, che fa caldo. Certo. Dai, andiamo a rubare i vestiti. Sì, dai, andiamo. Ecco, brava che mi fai vedere i compiti, sono proprio contento. Sì, perché non ho capito l'ultima parte. Ma reggi un attimo questa, fai vedere. Certo. Allora, vediamo qua, brava. Veloci, dai! Le noci? Che c'entra le noci? Ho foglie di noci, professore. Ma stiamo facendo corsivo e stampatello? Non fare, non ho fatto colazione. Facciamo qui, benissimo, sei stata molto molto brava. Buongiorno ragazzi! Buongiorno professor San Giovanni, può venire in presidenza un attimo? Arrivo.
Arrivo, presto. Venga, professore, le devo dire una cosa. Arrivo subito. Oh, ma non c'è più nessuno, no? Fino a scuola, dove stai? Vabbè. Raga, ma siete sicuri che era una buona idea venire qua a quest'ora a scuola? Ma raga, però effettivamente è pure mezzanotte, io sto avendo anche un po' di paura, fa freddo. Senti, dobbiamo cercare la macchina della preside e dobbiamo levare la ruota. Raga, attenti a non farvi vedere dal guardiano della scuola. Raga, fermi, c'è un problema. Che problema, Ilari? Ci hanno visto. No, raga, c'ho fame. Ilari, no. Eccola! È quella bianca! Allora, raga, adesso mettiamoci i vestiti di San Giovanni e rompiamo la ruota. Tra poco in questo video. Professor San Giovanni, ho una sorpresa per lei. Ah, preside, ha trovato il colpevole. Hanno trovato il colpevole! Hanno trovato il colpevole! Aio! Aio! Guarda lassù. Ci sta la telecamera di sorveglianza e se noi ci travestiamo da San Giovanni, chi va a guardare la telecamera penserà che è lui. Quindi la preside darà la colpa a San Giovanni e chiamerà la polizia e la farà arrestare, secondo noi. Funghetti, questa è una missione pericolosissima e se volete che noi la facciamo, iscrivetevi al canale. Funghetti, se non vi iscrivete al canale non possiamo togliere la ruota della preside. Funghetti, iscrivetevi, prego, sto morendo dalla paura. Vi siete iscritti? Ok, ok, si sono iscritti, Funghetti, andiamo. Vieni. Yeah! Hilary, Nicole, Alessio, ma che fate qua? Ma è mezzanotte e mezza. Che state facendo qui davanti alla scuola? Andiamo a casa, forza. Non possiamo. Perché state qui? Dobbiamo togliere la ruota della macchina della preside. Ah, dovete togliere la ruota della macchina della preside. Potevate dirmelo prima. Pazzate e battete. Come una ruota della macchina della preside? Stanno dormendo tutti. Ma che me ne frega che stanno dormendo? Ma vi rendete conto? Ma voi siete dei pazzi, siete. Voi volete togliere la ruota della macchina della preside? Sì. A luna di notte? Sì. Ma perché? Aiuto, c'è una lunga storia. Allora, ti giuriamo. Incrociate. Ti promettiamo che a casa te lo spieghiamo. Però tu intanto fallo, per favore. Per favore. No, non toglierò mai la ruota. No, ti prego, no, favore, Alessio, no, no, io queste cose favore, non le faccio. Ti prego, io queste ti cose prego. Non le faccio. Non le faccio. Ho giacca, cappello e testa bassa, non ti devi far vedere, mi hai capito? Ma da chi non mi devo far vedere? Non ho capito. Da tutti. Posso sapere perché devo stare vestito così? Togli la ruota. Ma di chi è questa giacca, questo cappello? Non ti impiccia. Vabbè, andiamo a togliere sta ruota. Vai, andiamo. Vai. Tutto ieri sera, non so averli persi, guarda, eccolo qua il cappello. Iniziamo la lezione, quello che abbiamo lasciato in sospeso ieri, quindi parleremo anche oggi del corsivo e dello stampatello. Eccola. Buongiorno preside, buongiorno. Ma buongiorno niente, non sapete che cosa è successo ieri sera? Adesso voglio la verità, adesso voglio. Credo proprio che se ne è accorta della ruota. Che cosa è successo, signora preside? Ho lasciato la macchina parcheggiata davanti alla scuola e mi hanno rubato la ruota. Stamattina non l'ho più trovata. Adesso voglio la verità. La verità deve uscire. Oh, gli hanno rubato la ruota della macchina. Ma chi sarà mai stato? Girano un sacco di ladri in questo periodo, infatti. Sapete dirmi chi è stato? Noi no. Quindi nessuno sa niente? Beh, professor San Giovanni, adesso questa cosa la risolve lei! La risolvo io, gliela risolvo io! Allora, adesso la risolviamo, eh? Noi non sappiamo.
sapete che ci sono le telecamere. Le telecamere. Sì, ci sono le telecamere e capiremo chi è stato il colpevole, a rubare la gomma della preside. La preside. Ma la faccia finita con questa pantomima! Adesso vediamo, adesso la facciamo finita! Adesso la facciamo finita! Oh, sai, se fa così questo si prende un colpo. Cioè, tutti i giorni... Adesso, se non avete capito, sopra la scuola ci sono le telecamere che inquadrano tutto e così vedremo chi ha rubato la gomma della preside. Andiamo, forza! Ecco qui, allora, come si accende qui questa cosa? Vediamo, vediamo. Sì, è così. Sì, sono la preside comunque, non la prof. Ok, adesso vediamo il colpevole. Ora lo vediamo. Lo vediamo. Non lo vediamo. Lo vediamo! Lo vediamo! Lo vediamo! Lo vediamo! Vai! Ecco qua! Ma! Non è possibile, non ci posso credere! Non ci posso credere! Sì, dai, funziona così! Ma non ci posso credere! Ma no, non è... Professor San Giovanni! Ma questo non sono io! Eh sì, lei! No, questo non sono! Questo non è io, preside! Non sono io questo, preside! È lei! Quello è il suo cappello! Il suo cappello! La sua giacca! La sua giacca! I suoi occhiali! I suoi occhiali! No! Non sono io! Sono innocente! Preside! Lo giuro! Sono innocente! È un complotto contro il maestro San Giovanni! È un complotto contro il maestro San Giovanni! È un complotto contro il maestro San Giovanni! Adesso ci penso io! Chiamo la polizia! San Giovanni, che hai fatto oggi? Come mai non fa lezione e sei triste? Non è possibile. Ma non lo so, io sto impazzendo. Il cappello è qui, gli occhiali sono qui, la giacca è qui. Ma chi è che mi ha incastrato? Chi mi ha incastrato? Professor San Giovanni? Ho una sorpresa per lei. Ah, preside, ha trovato il colpevole, immagino. Come ha trovato il colpevole? Hanno scoperto Stefano. Certo che abbiamo trovato il colpevole. Adesso le faccio vedere subito. Avete trovato il colpevole? Certo. Grazie. Grazie. Una sorpresa per lei. Abbiamo trovato il colpevole. Abbiamo trovato. Prego, prego. Hanno trovato il colpevole. Hanno trovato il colpevole. Aio. Ma che fa? Ma che cosa sta facendo? Credo che lui molto probabilmente si vendicherà. Ragazzi, oggi ci siamo messi nei guai. Ah, e questi giorni andremo a vedere San Giovanni in cella. Quindi, Funghetti, iscriviti al canale per continuare a vedere come andrà a finire. Funghetti, iscriviti al canale e lasciate un bel like. Ferire da parte di Filippo. Ragazzi, vi rendete conto? Mio fidanzato mi ha fatto un regalo. Senti, che ne dici se ti passo a prendere? Andiamo a prendere un bel giorno insieme? Sì, ma bisogna stare attenti perché sennò papà... Stiamo cercando un bambino o una bambina di nome Hilary e Filippo. Sapete qualcosa voi? No! Voglio sapere perché due bambini di 6 anni e di 10 si trovavano soli nel parco. Mamma Loredana, ascoltami allora, praticamente... No, non ascolto niente, dimmi che è uno scherzo. No, non è uno scherzo, non può capitare, Hilary ha 6 anni, non può capitare. Vabbè. E solo a te ti capitano queste cose. Passerete il resto dei vostri giorni a marcire in galera. Ciao a tutti, funghetti e funghettine, benvenuti in questo nuovissimo video e vi piace il mio nuovo look?
oggi, quindi farò un video senza papà. Ma chi ha suonato il campanello? Hilary, apri tu la porta, ma stai aspettando qualcuno? Vado io. Pronto? Amazon? Un pacco per me? Arrivo! Ragazzi, è un pacco per me. Buongiorno. Lei è Hilary Pollari? Sì. Questo è un pacchetto per lei. Sì, grazie, ciao. Arrivederci. Per Hilary, da parte di Filippo. Ragazzi, vi rendete conto? Il mio fidanzato mi ha fatto un regalo. Non mi devo far sentire da papà. Ragazzi, voglio proprio vedere che cosa c'è dentro questo regalo. Ok, non c'è nessuno. Hilary, chi era la porta? Chi era? Amazon. Io non ho ordinato niente da Amazon. Hilary, mi fai vedere questa busta? No. Fammi vedere la busta? No. Ma guarda che scappa. Fammi vedere la busta! Caduto papà, ciao. Sono proprio curiosa di sapere che cosa c'è dentro. Wow, un profumo alla fragola, che carino. No, questo qua è proprio il mio gusto preferito. Il mio ragazzo sa proprio i miei gusti. Fammi sentire l'odore. Ah, che buono. Forse un po' esagerato. Ah, che bel profumo. Ma che mi disturba mentre sto sentendo il mio profumo preferito? Oh, è Filippo. Pronto, Filippo? Ciao, Hilary, come stai? Ti è arrivato il mio regalo? Sì, grazie, sei stato veramente carino. Senti, ma papà, tu sei accorto di qualcosa? No, no, papà non se n'è accorto di nulla, però per poco non lo scopriva. Senti, che ne dici se ti passo a prendere e andiamo a prendere un bel giorno insieme? Io vorrei tanto uscire con te, ma papà non vuole. Facciamo così, io vengo a casa tua e ti aiuterei a uscire di nascosto, senza che nessuno ti vede. Sì, ma bisogna stare attenti, perché sennò papà... Larry, non ti preoccupare, se tuo papà si arrabbia con te ci sono io a difenderti. Sto arrivando! Aia, Hilary, sempre per colpa tua mi fai fare male. Hilary, posso sapere che cosa stai facendo? Ah, aia. Che è successo? Che è successo? Che sono caduto e ho sbattuto il ginocchio per colpa tua. Oh papà, mi dispiace davvero tanto, ti sei fatto male. Va bene, Hilary, l'ho visto che sei dispiaciuta, infatti per questa volta ti perdono, ok? Papà, perché non ti vuoi un po' riposare? No, no, ti ringrazio, ce la faccio sta. Vieni un po' a riposare. Ma no, non mi serve. Ti accompagno. Ma non mi serve, ti ringrazio, sei molto gentile. Ora ho detto vai a riposare, se no ti metti in punizione. E per 10 giorni niente telefono. Per 10 giorni niente telefono? Va bene, comunque mi vado a stringere perché mi sta facendo un po' male la gamba. Dammi una mano però. Ma quanto pesi te? E quanto peso? Se non mi hai fatto male male, adesso io ce la faccio andare da solo, ok? Ah, grazie. Sei proprio gentile oggi, eh? Oh, vedi, allora sei anche buona quando vuoi. Grazie mille. Ah, senti, se mi serve qualcosa posso chiamarti? Sì. Magari non mi chiamare troppo, però tu rimani a dormire. Okay. Ciao papà, ciao. 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 Funghetti, ce l'ho fatta. Adesso posso uscire con Filippo. Meno male, almeno tuo padre non se n'è accorto. Però è stata dura, eh? Come hai fatto a uscire da casa alla fine? Guarda, è meglio non te lo dico. Che dormita! Allora, ho riposato, mi sono cambiato e sono pronto per uscire. Adesso chiamo Hilary, che forse sta in cameretta a giocare. Hilary? Hilary, andiamo? Guarda, c'è un bel pacco, andiamo. Qui da me! Filippo, vieni a fare questo percorso! Arrivo! Hilary! Tu, Hilary! Che cos'è questo? Per Hilary! Ma che cos'è? Un profumo!
profumo. Hilary! Hilary! Ho trovato solo un profumo qui in salone, ma Hilary non c'è a casa. Devo chiamare Loredana, devo chiamare Loredana. Hilary, qua è pericoloso, siamo troppo in alto. Ma non fare il fifone, che fidanzato sei? Hilary, guarda che qui è pericoloso, non vuoi che ti fai male. Ma che faccio mai, io sono più coraggiosa di te. Filippo, adesso faccio un bel salto da qui. Mamma mia, quanti altri ragazzi? 3, 2, 1. Non ti tuffare, da lì è troppo alto. Hilary! Che male. Io mi sono fatta male. Hilary, ti vengo a salvare. Ma secondo te io mi faccio male? Sono più coraggiosa di te. Volevo vedere se eri un bravo fidanzato. Cioè, quindi tu non ti sei fatta male. Dai, Fifone, andiamo. Facciamo il gioco là. Aspetta, mi arrivo. Provo a chiamare mamma Loredana. Magari è uscita con lei. Forse è venuta a prenderla mentre io riposavo. Papà Stefano? Che sarà successo? Ste? Mamma Loredana, ascoltami. Sei tu con Hilary, vero? Sta scherzando, spero. No, non sta con me Hilary. Hilary stava a casa con te e tu te la sei persa. Perché come al solito stavi sul telefono facendo altro. Te la sei persa. No, spiego. No, non mi sono messa a dormire. Non so che non c'è più, va bene, poi cosa possiamo fare? Ma aspettiamo prima di chiamare la polizia. Vediamo un attimino, puoi aiutarmi tu? Va bene, adesso vieni qua e cerchiamo di risolvere. Sbrigati. Va bene, arrivo da te e ne parliamo. Ok, arrivo. Mamma Loredana, ascoltami allora. Praticamente... No, non ascolto niente, dimmi che è uno scherzo. No, non è uno scherzo, io stavo a casa con Hilary, sono caduto, mi sono fatto male. E lei mi ha detto, riposati, io mi metto a giocare. Mi sono svegliato e non c'era più. Ah, quindi ti sei addormentato? No, non è che mi sono addormentato, ho cercato, diciamo, vabbè, sì, mi sono addormentato. Ma okay? Tu ti addormenti con la bambina da sola a casa? Vabbè, comunque, può capitare, può capitare. No, non può capitare. Non può capitare, Hilary ha 6 anni, non può capitare. Vabbè. E solo a te ti capitano queste cose. Hilary! Filippo! E ora comincerò io! 3, 2, 1! È una ruota un po' bruttella! Hilary, ma sei bravi? C'è un poliziotto! Sì, ma vedrai, non sarà mai per noi! Dai, balliamo! Sì, sono in un parco. Sto cercando il bambino con la bambina. Ok, le sto cercando. Salve, buongiorno. Ma non sto facendo di TikTok, che c'è? Stiamo cercando un bambino e una bambina di nome Hilary e Filippo. Sapete qualcosa voi? No. Un attimino che vedo l'identikit. Questo è l'identikit della bambina che cerchiamo. Fammi vedere. Sei sicuro che non sei tu? Guarda, perché noi siamo tutti fratelli e siamo anche un po' gemelli. Però siamo tutti in 4. Hilary, Giulia, Mario... Hilary, che ne dici se scappiamo? Sbaglio o ho sentito Hilary? Allora mi state prendendo in giro, vieni qui. Ciao Filippo, grazie di tutto, ciao. Cosa, dove pensavi di andare? Noi della polizia siamo molto più intelligenti di voi bambini mocciosi, capito? Forza, andiamo in caserma, vieni. È colpa tua se siamo qui con le manette. Sarebbe lì, siamo pure così. Ma che c'entra ora? Siamo con le manette e tu mi dici che sono bella? Sì. Io ho paura. Ecco il poliziotto. Silenzio! Nome? Ile. Filippo. Cognome? Popolari. Non me lo ricordo, sono un po' imparito. Età? 6. 10. Sapete che da questo momento siete in arresto? Come un arresto? Passerete il resto dei vostri giorni a marcire in galera. Poliziotto, mi voglio tornare a casa da mio papà. Cosa facevate nel parco? Stavamo facendo una passeggiata. Sta zitto. Ma stavamo in Bria, noi non siamo fidanzati, siamo soltanto amici e ci siamo trovati lì. Voglio sapere perché due bambini di 6 anni e di 10 si trovavano soli nel parco. Perché? Aspetta, metti una scusa, fammi parlare a me. Perché i genitori stavano dentro al bar. Non ci sono bar vicino a quel parco, mi stai mentendo?
Ehi, dovevi stare zitto, faccio io. Allora dico io la verità, lui dice soltanto bugie oppure a scuola. E la verità è che loro ci avevano. Loro stavano dall'altra parte. Noi, cioè, stavamo al parco perché. Basta! Basta! Adesso chiamerò i vostri genitori e vi farò mettere in punizione per tutta la vita, perché questo è quello che vi siete meritati, comportandovi in questo modo. Posso fare soltanto una chiamata a mio papà? Va bene, puoi fare solo una chiamata. Veloce! Sì, 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 ecco. Ok, ok, ok. Ma è un numero strano. Ma questo è il numero della questura, il numero della polizia della città. Sbrigati, rispondi! Pronto? Hillary! Pronto, papà? Loredana, sì. Dove sei? Perché sei uscita da casa senza dirmi il permesso? Ma... sto in carcere. Mi può venire a prendere? No, adesso io non ti vengo a prendere, ok? Sai cosa ti meriti? Che rimani lì, va bene? Rimani lì in carcere, in caserma, dove sei. Perché probabilmente se stai lì perché te lo sei meritato. E perché sono andato soltanto 5 minuti al parco con Aurora. Aurora? E lei stava con Aurora? Ma me lo chiedi a me? No, infatti. Guarda, ho chiamato la mamma di Aurora e mi ha detto che tu non c'eri, ok? Scherzi che mi fai rimanere in carcere, vero? Ma stai fuori? Perché sono fuori? No, allora... Ma chi l'ha già 6 anni rimane in carcere? Dammi questo... Parlaci tu. Hillary, amore? Sì, ora veniamo subito. Sì, va bene? A tra poco, sì. Ciao. Allora, mamma Loredana è andata a prendere Hillary, ma questa volta sono veramente arrabbiato. Funghetti, lo chiedo a voi perché io non so mai come comportarmi in questi casi. Secondo voi, devo dare una punizione a Hillary, sì o no? E se gli devo dare la punizione, quale punizione gli devo dare? Scrivetemelo nei commenti. E se arriviamo a 10.000 like, lasciate quindi un bel like, questa volta la perdono, ok? Quindi mi raccomando, lasciate un bel like se volete far perdonare Hillary, altrimenti scrivetemi nei commenti quale punizione dovrò dargli. Funghetti e funghettine, per colpa di Filippo ora sono stata beccata perché è lui che mi ha invitato al parco. E ora, sono qua a casa in punizione grazie a lui. Che faccio? Lo devo lasciare oppure no? E mi raccomando, funghetti, non scappate mai da casa perché non si fanno queste cose. Un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!